Ciao Aaron, bentrovato su Radio Una Voce Vicina in Blu, come stai? Tutto Tutto a posto, voi? Tutto bene? bene, tutto bene. Guardavo poco fa il calendario, visto che è passato poco più di un mese dalla chiusura di un cerchio. Hai lasciato Sì. amici il giorno della semifinale, in qualche modo però sul podio sei salito, sul podio del circuito canto sei salito anche tu. E com'è stato poi il ritorno al mondo reale dopo mesi sigillato in casetta? Ma diciamo che questa è una domanda a cui non so rispondere perché non è mai il mondo reale, cioè io la vita che facevo prima è veramente scomparsa nel nulla, no? E è tutto molto particolare, tutto molto bello, ma strano, no? E quindi forse vita normale posso chiamarla quando sto con i miei, quando sto a casa. Però è tutto molto strano perché non ho un momento di stacco neanche a casa, cioè, incredibile. E quindi è bello, ma sono provato. Diciamo che è bella questa vita, però forse lo stacco è stato troppo netto, non ti ha dato modo di abituarti a questa nuova vita. Beh, sì, cioè, poi comunque ho fatto 18 anni là dentro, no? Cioè, è normale, tante persone mi dicono: ma dai, su, una bellissima vita. Lo so, finché non la vivi, però è tosta. sì. E guardandoti indietro, no? Guardando questi mesi all'interno della scuola di amici, hai provato a fare un bilancio? È positivo, negativo? Cosa avresti voluto non fare? Cosa invece avresti magari voluto fare che non hai fatto? Allora, avrei sicuramente voluto fare questo percorso con più tranquillità. Ok, senza tanti problemi che mi creavo e che non avevano senso, e però che cambierei niente perché alla fine è stato un percorso, una crescita artistica, una crescita personale, quindi ci sta, va bene così. L'unica cosa probabilmente è sulle ansiette, paurine, che volevo viaggiarmelo un po' più tranquilla come situazione, invece non ce l'ho fatta. Vabbè. Però di cose belle ne sono successe tante. Mi viene in mente Vasco Rossi che riposta la tua esibizione e tante Sì. altre cose. Però dimmi tu qual è stato il momento più bello. Ecco, c'è un qualcosa che ti rende particolarmente orgoglioso di questo percorso? È strano, ma questa è un'altra risposta strana. Allora, a me la cosa che mi rende particolarmente fiero di questo percorso è la semifinale. Cioè, perché diciamo che da una parte non so perché, però sentivo che quello era il mio ultimo giorno, tra virgolette, no? E quindi là ho detto: va bene, andiamo tranquilli, con la voglia di cantare semplicemente. E poi sono fiero di questa semifinale perché è stata la fine di qualcosa, cioè perché io non ho mai finito niente nella mia vita, ho sempre fatto molta fatica a finire le cose. Qua appena si facevano un po' più complicate, uff, scappavo di brutto. E invece diciamo che questa è stata la prima volta che ho finito un percorso difficilissimo e quindi sono contento. E a proposito dell'Aaron dei casting, di quell'Aaron pieno di ansie, come hai detto tu anche il primo giorno all'interno della scuola, ecco, cosa vorresti dirgli oggi? L'Aaron cresciuto cosa direbbe a quell'Aaron? Ma allora, l'Aaron cresciuto probabilmente anche peggio dell'Aaron dei casting. Quindi, cioè, sicuramente un consiglio è non aver paura di chi sei. Sfrutta al meglio la tua felicità. Sfrutta, fra virgolette, no? Cioè, io là dentro avevo una paura di risultare, di essere qualcosa, no? Perché comunque all'inizio soprattutto, poi un pochettino mi sono sbloccato, però hai sempre paura di sbagliare, ma proprio nella vita là dentro, no? È normale, cioè 24 su 24 sotto i riflettori è una vita, praticamente ho fatto 8 mesi di spettacolo, nel senso, ed è molto difficile.
Ecco, io volevo essere il più vero possibile, vivere la mia vita in quella casetta che però è difficile viverci proprio, è proprio difficilissimo. 20 persone con menti diverse, poi soprattutto quest'anno siamo arrivati a un picco di 21 persone dentro la casetta e era veramente a tratti ingestibile la situazione. Anche perché erano più teste da mettere insieme per un fine comune, comunque la gestione della casetta doveva andare in un'unica direzione, ma voi eravate 20 teste diverse a doverla gestire. Sì, poi soprattutto e teste, capito? Nel senso che tutti avevamo un carattere fortissimo, tutti avevamo una grande personalità e quindi era proprio complicato e poi a livello di spazi era complicato perché non c'era più. Cioè, c'era piccolo G con le valigie fuori. Quindi, ecco, però sì. E guardandoti allo specchio oggi, chi vedi rispetto alla Roma di casting? In cosa ti senti diverso? In cosa invece ti senti uguale? Ecco, cosa hai conservato? Cosa vorresti continuare a conservare? Allora, vorrei assolutamente continuare a portare con me i piedi per terra. I piedi per terra, il crearmi un focus sulla vita e non sul cantante, sull'artista. Cioè, perché purtroppo quando si fanno queste cose, questi programmi, esci da quel programma che sei sulle nuvole completamente. Stai volando altissimo. E invece questa cosa per me non deve proprio esistere, cioè ok, crearsi è bene dirsi bravo, no? Però è bene dirsi bravo, ma lavoriamo, capito? Questa è la cosa più importante, non bisogna mai scordarsi della vita, degli affetti, perché tante volte l'ego è anche più forte degli affetti e dell'amore che provi per certe persone. Quindi no, io mi taglio subito le gambe se dovesse accadere una roba del genere e me ne dovessi accorgere. Ecco, sì. Adesso parlavi di lavoro, voglio lavorare tanto, ma hai già nel cassetto 1600 canzoni, che non sono poche, potresti fare album per i prossimi 10 anni, forse con queste 1600 canzoni. Sì, diciamo che queste 1600 canzoni, tante sono esercizi di stile, tanti sono. Però sì, ho tanto materiale, però ho del materiale vecchio e quindi devo lavorare per il materiale nuovo, no? E quindi sì, ho già scritto una o due canzoni, poche per me, per il mio ritmo, no? Però una volta uscito da Amici ho scritto una o due canzoni e sono molto alte. Quindi ho voglia di lavorare adesso che ho del tempo, 2 giorni, cerco di lavorare. Ma ti ricordi qual è stata la prima goccia che poi ha fatto traboccare l'inchiostro sul foglio? Quella prima volta che hai detto adesso scrivo una canzone? Allora, quella prima volta ah, ok, me lo ricordo benissimo. Allora, ero al nord-nord verso Venezia, quelle parti lì, no? E avevo una session, avevo 14 anni, una session, la prima session di scrittura. Io non sapevo mai scrivere una canzone, cioè non avevo mai toccato un foglio o una penna per scrivere una canzone. E a un certo punto, con questa session, mi diedero tipo due o tre consigli, no? E dopo quella session, la notte, verso le 3-4, ero a Venezia a 14 anni, ho detto, ok, scriviamo una canzone così, no? E ho scritto un pezzetto, ma piccolo piccolo, faceva proprio ridere. E poi da lì, diciamo che la mia prima canzone è stata quella fatta per nonno, che purtroppo è stata l'ultima canzone che ha sentito. No? E da lì ho detto, cioè proprio ho scritto questa frase, no?
tu dammi tutto questo cielo, lo canterò davvero, no? E quindi ecco perché Universale si rifà tutto il mondo delle stelle, tutto il mondo del... Infatti qua ho tatuato una stella cadente, no? Sì, quello è stato la mia prima goccia sul foglio, ecco. E veniamo a questo universale, questo tuo primo EP, l'EP d'esordio, che contiene 5 delle 1600 canzoni. Queste 5 canzoni però le hai scritte all'interno della scuola o prima? Com'è andata? Queste 5 canzoni le ho scritte addirittura molto prima di Amici. Ho scritte 3-4 mesi prima, Universale, Visione LED ancora prima. Mi prenderò cura di te, l'unica canzone che ho scritto prima, ma che ho fatto un bel restyling dentro Amici, con Giulio Nenna, grande produttore del mio idolo, quindi. Poi, no, sono tutte cose scritte prima. E quindi proprio per questo dico che non ho dato per niente il 100%, anzi, ho tanti assi nella manica ancora. Come dice qualcuno, il meglio deve ancora venire. Noi lo aspettiamo, Dai, questo meglio. contento. E tu adesso mi citavi Visione LED, che è anche l'ultimo singolo che è uscito attualmente in radio, e il videoclip mette in luce quelle che sono poi le tue qualità di performer. È un qualcosa che ti viene spontaneo oppure hai studiato per unire la musica al ballo? Io quando ero piccolino dicevo a tutti che da grande avrei fatto il ballerino. E io dovevo iscrivermi ad Amici come ballerino. Poi mi sono ritrovato 2 anni dopo a iscrivermi come cantante. Questa è una cosa molto particolare. E poi purtroppo ho fatto un'operazione a una caviglia e mi ha tenuto fermo per tipo un anno. Sono uscito dalla crew. Per vari problemi, che poi dalla caviglia si sono un attimo riflessi anche sulla testa, purtroppo psicologicamente mi ha distrutto. E quindi era un annetto e mezzo che non ballavo più. Quindi ho detto: va bene, ho questa occasione, balliamo pure, andiamo. E quindi sicuramente nei miei live ci sarà qualcosa di particolare, forse. Ecco, a proposito di unire più cose insieme, ballo, canto, quest'album mi sembra anche abbastanza trasversale per il tipo di canzoni che hai proposto. È questa la via che vorresti continuare, in qualche modo, a costruire, ad esplorare, oppure ti piacerebbe anche andare in altre direzioni? Allora, quest'album è iper trasversale, ma perché volevo far vedere un po' la mia versatilità, no? Poi penso che la direzione la prenderemo insieme al team e io più che altro, adesso sembro ego riferito, però vorrei essere io la direzione, no? Fra virgolette. Cioè, la musica è un tramite per voler bene alle persone, no? Però la cosa più importante è riuscire ad avere la libertà di poter far tutto, no? Perché penso che la musica non sia un genere, uno stile, una parola, e purtroppo adesso nel 2023 è diventato solo questo, un genere, uno stile, una parola, no? E purtroppo penso che sia diventato marketing, mondo marketing, e quindi io cercherò di essere più libero possibile, più vero possibile come sono stato dentro Amici, perché questa è la mia natura e non riuscirei con il mio cuore veramente a diventare marketing, ecco. E niente, però sicuramente prenderò una direzione, ma anche perché una bella direzione serve anche a me stesso, ecco. Sì. Facciamo un piccolo passo indietro, torniamo ad Universale perché all'interno c'è una cover che credo non sia lì molto a caso, nel senso che è una cover che tu hai presentato all'inizio del tuo percorso, con quella canzone sei entrato e hai preso il tuo banco. Stiamo parlando di Per due che come noi di Bruno Risas e non so se è una casualità perché poi tu al serale hai cantato La verità sempre di Brunori. Ecco, c'è un legame speciale che ti lega con Dario oppure è veramente una casualità?
Allora, per due come noi è stata una delle prime cover che ho messo sui social, no? Perché io ero cercavo un attimino di diventare famous attraverso i social. Ma poi l'avevo registrato con una macchinetta schifo, ma vabbè, hanno tutti i ricordi passati. Decisi di portarla ai casting io. E la prima volta che cantai dentro Amici al casting in saletta, perché ancora dovevo fare i primi casting, la vocal coach si mise a piangere. E quindi ho detto, ok, va bene, adesso portiamola avanti, no? L'ho portata anche in prima puntata, e si mise a piangere. Quindi era una cover che effettivamente veniva bene. Poi però non avevo consapevolezza della potenza di questa cover, no? L'ho scoperta dopo, l'ho scoperta leggendo il testo, l'ho scoperta un attimo studiandomela, no? E lì ho capito tante cose perché rientrano tanti miei pensieri, no? E probabilmente io ero dentro senza accorgermene, non so come, no? E poi la verità, quello è più un caso, però non è tanto un caso per me stesso, perché io ho cercato di essere verissimo e super coerente con tutto quanto. Ecco. Quindi diciamo che più un legame con le canzoni, non tanto con l'autore, ecco. Allora, magari, il legame con l'autore, magari, cioè, purtroppo non ci ho mai parlato di persona, però sarebbe una figata, magari, cioè scrivere anche un pezzo con lui sarebbe una bomba, però speriamo che Brunori, adesso gli scrivo un messaggio su Instagram, però non lo so, lo vedremo. Tu l'hai detto. Ok, io l'ho letto, sì. Sì. Magari succede qualcosa, chi lo sa? Magari. Non possiamo saperlo. Tu No. manda un messaggino a Brunori, poi. Incrociamo Mando un messaggino a Brunori, dai. le dita. Yes. Comunque, a proposito di verità, è da poco finito il Listor Tour. Con Brunori non ci hai mai parlato, col tuo pubblico sì. Com'è andata? No, è andata molto bene. Sono energie, botte di energia che arrivano, no? E che è molto bello. Io poi sono una persona che sembra, sul palco sembro tipo esplosivo, iper, no? Però sono una persona timidissima, ho paura di non ripagare mai gli altri, ecco, ho paura sempre di essere in difetto. E quindi questo era una cosa bella, ma che mi metteva in allenamento, no? Era sempre un allenamento. Però l'ho visti gasati, l'ho visti contenti, quindi sono contento, ecco. Cioè l'importante è quello. Poi purtroppo era anche caldo, quindi a farli aspettare. Io dicevo, c'è stata una data che eravamo dove a Palermo era fuori e appena ho visto le persone là fuori sotto il sole ho detto no, raga, io devo cominciare adesso, ma dai un attimino, no, io comincio adesso, corri, andiamo, no? Perché io proprio mi preoccupo di questa cosa, anche al concerto Full Out, no? Pioveva. E io ho detto, ma raga, ma come fanno? Cioè, io mi preoccupo, e tutti dicevano, ma tanto il concerto va uguale. No, io sto parlando della gente, come fanno? No? Perché io sono sempre fatto così. Cioè, è difficilissimo che metto me stesso al primo posto, ma proprio tanto. E però, vabbè, qualche volta è anche giusto, però, ecco. Guarda, io ti auguro veramente di conservare questa empatia perché è bellissima. Ti sento Grazie. parlare ed è proprio disarmante questo tuo approccio al lavoro, ma proprio alla vita. Quindi è bello sentirti così, ma impara anche a mettere te stesso davanti tutto perché adesso è il tuo momento, quindi te lo devi godere anche sul palco. E a questo proposito, ti vedremo live, hai delle date, ci stai lavorando. Allora, ci sto lavorando, ho delle date. Sì, ho delle date carine. Però è tutto in fase di work in progress, no? Quindi sì, ci stiamo lavorando, è molto, ho anche
dei musicisti, delle cose, una cosa un po' particolare, però ho delle date e soprattutto adesso lottiamo per, che ne so, forse per un eventuale Sanremo, una vincita all'Eurovision così pam pam a 19 anni, ma sì, andiamo. Però no, va bene, cioè io lavoro, poi ho capito che in questo lavoro più aspettative ti fai, più ti uccidi da solo, ecco. E quindi lavoro, sto bene così e vado avanti, ecco. Però dopo la collaborazione con Brunori, io un Sanremo giovani lo terrei in considerazione. Sì, ma manca una collaborazione con Brunori a Sanremo, in Sanremo Big. Beh, boom. Teniamo tutto per buono, chiudiamo tutti questi sogni nel cassetto, magari si Sì. aprirà prima del Magari. previsto, non lo possiamo sapere. Aaron, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, buona musica e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie mille. Viva il lupo, ciao ciao.